Benvenuti amici di Android Blog, quest'oggi stiamo facendo la recensione del Motorola Moto G. Direi quindi subito di partire facendo un test della chiamata, direi quindi di provare il 190, mettiamo il viva voce e vediamo come va. Bene, direi un via voce alto, direi di buon livello, si sente abbastanza bene, anche in macchina direi che non ha avuto particolari problemi, certo non bisogna essere in un traffico troppo caotico. Bene, detto questo, direi allora di andare a vedere un pochino a parlare di tastiera, vediamo un po' magari di, ecco, di provare a scrivere qualcosina. Non so, ciao amici, come va? La vita, guardate come il telefono è preciso, non fa alcun tipo di errore. Per esempio, oggi qui non so, è nuvoloso. Perfetto, direi quindi ottima la tastiera, nessun problema anche qui. Bene, già che ci siamo, allora direi di passare alle mail. Direi ottimo il lavoro svolto sia da Motorola sia da Google stessa per questo aggiornamento di Android a KitKat, visto che abbiamo la versione Moto G con già 4.4.2, la versione KitKat installata, poi la andiamo anche a vedere. Perché questo? Perché ci permette di avere il resize completo della mail, anzi ci permette di fare anche uno zoom in davvero potente, diciamo quasi non si riesce più a leggere la mail. Comunque possiamo vederla come ci pare, questo è davvero ottimo. Dicevo quindi della versione Android, andiamo subito a vedere. Siamo qui, informazioni sul telefono, ecco qui la versione è la 4.4.2 di Android. Il telefono mi si è installato e mi si è aggiornato come l'ho acceso appena preso dalla sua scatola. Detto questo, parlerei un attimino di memoria perché è un po' il tallone d'Achille di questo dispositivo, che è vero che propone buone qualità, però guardate quanto spazio è disponibile, io ho 5,52 GB, davvero pochissimi, e ne ho installate di applicazioni davvero poche, anche video, foto davvero poco, ma già così praticamente il telefono ha una memoria rimanente davvero esigua. Detto questo, parlerei anche di batteria. Per parlare di batteria andrei di qua, parlerei di Digisam Battery Monitor. Ora l'ho caricato da poco, oggi non lo utilizzerò tanto perché ho già fatto tutti quanti i test. Metterò lo screen poi dell'utilizzo che ho fatto di questa applicazione, quindi quello dell'utilizzo che ho fatto della batteria. Direi che la batteria ha una buona durata, ci permette di coprire tranquillamente una giornata lavorativa, quindi un utilizzo abbastanza classico del telefono, un po' medio intenso, ma comunque siamo su buoni livelli. Infine, parlerei a questo punto di browser. Direi che siamo arrivati a uno dei momenti più importanti. Vediamo un po' come va il browser. Avevo già aperto The Verge, ora mi si sta ricaricando in modalità mobile, ma non è un problema perché noi diciamo di fare la full site e vediamo un po' come va. Nel frattempo che apriamo The Verge, che sta già aprendo, facciamo nuova scheda, facciamogli caricare anche, non so, www. Repubblica.it, ecco qua, e ritorniamo su The Verge, vediamo se ha già caricato. Sta caricando, siamo sotto wifi, sotto la mia rete wifi, quindi dovremmo andare abbastanza rapidi senza avere problemi con 3G che prende e non prende. Ecco, siamo arrivati. Provo già a fare zoom e pinch e quant'altro, direi nessun problema. Sta ancora finendo di caricare alcune fotografie, ma non abbiamo problemi, un ottimo scrolling, vedete come il telefono rimane fluido, anche quando vado a fare, vedete così, lo zoom, nessun problema, anche il doppio tap, mi sembra ben ben reattivo. Andando invece all'altra scheda che ho aperto, ok, mi ha aperto la versione mobile, possiamo aprire la versione classica giusto per renderci conto di come va il telefono con due schede contemporaneamente aperte, ma già vi dico nessun particolare problema, sinceramente. Ecco che ha aperto tranquillamente il sito anche di Repubblica.
Un attimo, ecco, vedete, un attimo di blocco, visto che stava ancora finendo di caricare, però ora ha finito e sta, sì, io ora ho premuto, vabbè, un'altra cosa, comunque direi nessun particolare problema per quanto riguarda il browser internet, anzi, davvero performante. Bene, detto questo, allora andrei a parlare di fotocamera. Allora, per quanto riguarda la fotocamera, praticamente in questo senso si vanno a vedere le varie, come dire, le varie impostazioni. Abbiamo HDR, abbiamo il flash, il tocco per scattare, lo slow motion, la geolocalizzazione, 16 noni l'aspetto della foto e l'audio e quant'altro. Le foto sono scattate a 5 megapixel. Questa camera realizza foto quindi a 5 megapixel. Prendiamo come soggetto per esempio il mio caricatore, eccolo qua. Facciamo, proviamo questa a fare questa foto. Mettiamo a fuoco, ecco qua. Ok, questa è la foto che ha scattato il dispositivo. Direi una foto buona, senza problemi. Direi anche buoni contorni. Non so se riesco a farveli vedere visto che c'è un po' di contrasto con il bianco qui, ma direi buona. Questa è una foto che ho scattato al mio telefono, al mio Note. Devo dire anche questa buona. Si vedono bene i contorni. Eravamo in condizioni di luminosità comunque di una casa di notte, quindi comunque non eccezionale, ma direi di buon livello. Questa poi è qualche foto che andrò a inserire anche nell'articolo. Stiamo parlando di foto scattate dentro casa con la luce classica artificiale, direi delle ottime foto. Questa da scattare completamente, quasi completamente al buio, solo con una piccola luce che filtrava, una piccola lampada accesa, quindi comunque riesce anche in ambienti davvero scarsamente illuminati a fare delle buone foto questo dispositivo. Anche vedete, stessa cosa su questa, anche i contorni devo dire che si vedono abbastanza bene. Questa invece sarà fatta utilizzando la luce artificiale. Andando avanti, questa è un po' di foto fatte all'aperto, direi anche qui nessun. Scusate, mi ho sbagliato, direi anche qui nessun problema particolare. Questa è una macro e anche qui devo dire che il telefono si comporta molto molto bene. Insomma, per essere un 5 megapixel, questo dispositivo fa e realizza delle ottime foto. Ok, detto questo, andiamo a vedere anche magari un video che abbiamo realizzato, sempre con naturalmente il Moto G. Andrei quindi in questi li vediamo dopo. Andrei quindi in rullino. Ecco qua. Video player, partiamo. Questo video con il Motorola Moto G, vediamo un po' come si adatta anche ai cambiamenti luminosi. Proviamo anche a fare uno zoom, direi che sgrana abbastanza sulle cose più lontane. Per quanto riguarda invece il resto, mi sembra che sia buono, poi avrò tempo e modo di rivederlo con calma al PC. Anche il cambiamento di luci mi sembra essere rispondente abbastanza velocemente. Quindi questo era il video con il Motorola Moto G. Ciao! Ok, questo è il video con il Motorola Moto G, un buon video per una fotocamera da 5 megapixel, quindi direi ottimo. Già che siamo qui, volevo farvi vedere i punteggi raggiunti con Antutu e con Quadrant. Questo è il risultato con Quadrant, quindi siamo un pochino al di sotto del Samsung Galaxy S3. Questo invece è il punteggio raggiunto con Antutu. Comunque sono tutte quante delle informazioni che poi inserirò direttamente nell'articolo. Per quanto riguarda le foto di test, direi di aprire questa tutta bianca. Ecco qua, tutta bianca con scritta nera. Buona, il bianco e anche il contrasto con il nero. Mi dispiace solo per questa fascia, questa banda che non va via come succede con altri telefoni, quindi magari rimpicciolisce un pochino lo schermo e magari vogliamo vedere tutta la foto. Per quanto riguarda la palette dei colori e i colori, direi che siamo sui classici livelli, uno schermo HD, siamo su buoni livelli, quindi
Ecco, forse questi colori mi sembrano un po' più opachi, meno vivi rispetto ad altri telefoni, o magari rispetto a me che sono abituato alla serie Galaxy, quindi come i colori sono sicuramente più vivi. Detto questo, volevo far vedere, ecco, qui il nero. È vero che non siamo davanti a uno schermo AMOLED, sicuramente qua ci saranno molti riflessi della camera, eccetera, però il dispositivo ci fa apprezzare un buon nero, devo dire un buon nero, sicuramente superiore rispetto a quello che ho visto sul Nexus. Cioè che siamo qui, vediamoci anche allora un video a 1080p e vediamo come si comporta il telefono. Direi, vedete, nessun tipo di problema, anche se io mi sposto, anche se vado di là e di qua, comunque il dispositivo non solo lo riproduce bene, ma non ha particolari blocchi, anzi direi nessuno. Bene, nel frattempo vi dico che ci andiamo a sentire una canzone, nel frattempo vi dico anche che il dispositivo non è USB host, ho provato a attaccare una chiavetta, ma il dispositivo non la legge. Bene, quindi dicevo appunto dell'audio, ci andiamo quindi a sentire una canzone. Eccoci qua, mettiamo il volume massimo. Bene, direi che l'audio di questo Motorola Moto G è di davvero buon livello, ci permette di ascoltare la musica anche ad una buona potenza musicale, un discreto volume e direi anche abbastanza pulito. Bene, detto questo, ti direi allora di fare il nostro ultimo test con un gioco. Andiamo quindi a provare GT Racing come sempre. Eccoci qua, facciamo gara. Abbassiamo un po' il volume, altrimenti non ci sentiamo. Continua. Eccoci. Chiuderemo quindi con questo gioco la nostra recensione. Siamo già pronti. Bene, siamo partiti, come vedete, nonostante il prezzo alla fine sostanzialmente basso di questo dispositivo, guardate come il Moto G reagisce bene ai miei cambi, alle mie sterzate, senza problemi, senza soprattutto blocchi o altri problemi di sorta. E direi anche ottimo, non solo dal punto di vista grafico, ma anche dal punto di vista dello schermo, quindi non solo il processore grafico o il processore quad core all'interno, ma anche lo schermo. Guardate come questo dispositivo riesce a farci vedere bene i dettagli e ci fa giocare in sostanza con anche un certo piacere. Anche il fatto che sia un po' più compatto, un po' più piccolo rispetto a altri dispositivi che ho provato ultimamente, forse dà un senso anche di maggiore naturalezza nel giocare. Insomma, il dispositivo mi sembra essere più che buono anche per i giochi di un certo livello e soprattutto una certa pesantezza. Peccato, ecco, a concludere, che si possa installare di questi giochi così massimo uno o due, vista la esigua memoria a disposizione, che ci sembra essere davvero l'unico limite di questo dispositivo. Non sappiamo il perché sia stata fatta questa scelta da parte di Motorola, magari una semplice memoria micro SD avrebbe risolto il problema. Comunque, fatto sta, il telefono realizza delle buone foto, realizza anche, ecco, già che ci siamo, parliamo anche di GPS in chiusura, ci permette di fare anche delle buone navigazioni stradali, è abbastanza reattivo il GPS, anche grazie all'ausilio di internet non ha problemi da riscontrare. Anche, dicevo, dal punto di vista della camera, realizza buone foto, nonostante 5 megapixel, il flash anche di notte funziona molto bene, ci permette di giocare e soprattutto di avere una discreta navigazione web. Direi quindi che per questo Motorola Moto G è tutto, grazie per l'attenzione, Mauro degli Innocenti per Android Blog, ciao!